Signori e signori, buonasera dal Pala Sojourner di Rieti. L'ambiente è già caldissimo per gara 2. Fabrizio Rosati in commento con me. Gara 1 vinta di soli 5 punti da Rieti. Gara attesissima, gara estremamente equilibrata. Oggi c'è gara 2 perché si gioca così, due in casa, due fuori, e poi bisognerà vedere a che punto si arriva. Venerdì gara 3 sarà a Montegranaro, domenica eventuale gara 4 ancora a Montegranaro, ma concentriamoci su questa gara, gara 2, che Rieti deve affrontare senza la tensione di gara 1, che Montegranaro deve affrontare con l'opportunità di andare sull'1-1, altrimenti il 2-0 diventa difficile. E Rieti soprattutto può giocare tutta la gara con tutti gli effettivi, mentre gara 1 l'ha giocata per gran parte senza il vice capitano Picchio Feliciangeli, che ha ricevuto una giornata di squalifica, pagata l'ammenda. Feliciangeli è presente. Che partita vedremo, Fabrizio, cosa accadrà? Tutto dal lato emotivo tra le due squadre. È ovvio, gara 1, una delle più importanti in una serie di 5 partite, perché chiaramente il peso del debutto in una serie è tutto per chi gioca in casa. Vinta quella, è chiaro che adesso si è spostato un po' parte del peso sulla compagine ospite. È ovvio che dovrà tentare di cogliere un risultato utile di Arrieti per portare la propria serie in casa. Seppur in situazioni di campo diverse, più forte Rieti in difesa, quando alzate i ritmi della difesa Rieti nella seconda parte della partita è risultata più forte di Montegranaro, che nei primi 20 minuti ha imposto quello che è un attacco devastante con un Alessandri che sembrava un contenibile. Gara difficile, gara che chiaramente Rieti dovrà tentare di interpretare ripartendo dall'ultimo quarto di gara 1, quello nel quale ha giocato meglio. Dirigeranno l'incontro di gara 2 tra la Prometeo Estra NPC Rieti e la Poderosa Montegranaro i due direttori di gara e due arbitri, che sono Stefano Gallo della provincia di Padova e Andrea Zangrando della provincia di Treviso. Cominciano a scendere in campo e subito Steffè, che manda avanti i suoi 5 uomini scelti, e come era prevedibile sono gli stessi della settimana di gara 1, cioè il play Alessandri, poi Lungo e Ravazzani insieme con Micevic. Scende in campo anche Coviello e il giocatore pericoloso che Cirimbeni, che non ha giocato benissimo in gara 1. Il quintetto base di Nunzi è lo stesso di gara 1, e cioè Stanic, Benedusi, Iannone, Spizzichini e Rosignoli. Un po' lo stesso di sempre, di tutto il campionato, quando disponibili. Quando è rientrato Spizzichini, Benedusi. Tutto è pronto, il palazzo è più pieno di domenica scorsa. Pala Sojourner che si fa sentire, subito la palla presa da Micevic, si comincia. È stata una gara tesissima, quella di gara 1, come dicevamo poc'anzi. Noi abbiamo recuperato la voce in 48 ore. Bisognerà vedere quale delle due squadre ha recuperato più energie per disputare questo incontro delicato e importantissimo. Subito prova il tiro e sbaglia Ravazzani. Il rimbalzo è di Rosignoli, mattatore ai rimbalzi, Davide Rosignoli. Assolutamente, ma mattatore non solo ai rimbalzi, anche sotto il profilo realizzativo risultava essere uno dei migliori. Sbaglia Iannone, purtroppo lui è uno di quelli che, dal quale ci si attende un cambio di passo in questa gara 2, nella quale c'è sicuramente bisogno della forza di tutti gli effettivi. Stanic va al tiro, realizza,
il professore, un ultimo quarto da Serie A in gara 1. Ricomincia da lì, 2-0 Stanic. 4 davvero. Certo, non è facile passare con un ambiente così. Sì, credo che oltre agli old fans superano i 2000 spettatori, si superano sicuro i 2000 spettatori, visto che erano tra i 1500 e 1800, domenica sembra ci sia più gente, ma torniamo alla gara perché questo c'è da vedere. Attenzione al fallo in difesa, lo commette Rosignoli su Cirimbeni che tagliava, 2-0, si è fermata la gara per qualche minuto perché c'era bisogno di risistemare il parquet. Dopo la carta per festeggiare buttata al primo canestro, e il primo canestro estratto proprio di Rieti, un inizio che è ancora tutto da vedere, si erano appena scaldati i giocatori, devono riprendere praticamente quasi da capo. La rimessa ora è per la Poderosa, Alessandri, la palla è sotto, Ravazzani si gira, realizza e lui da lì ha una mano molto educata, ce l'aveva fatto vedere anche in gara 1, buone realizzazioni le sue. Iannone per Rosignoli, Benedusi, Stanic, Spizzichini si avvicina a canestro, è bravo a provare l'uno contro uno e Micevic subito commette fallo su di lui. Un minuto e mezzo dall'inizio della partita, siamo sul due pari, la rimessa sarà per la NPC Rieti con Iannone, riceve Spizzichini, è solo, finta al tiro Iannone, bene, poi la palla è per Rosignoli che si gira, ma un gancio bruttino, la stoppata di Ravazzani, un po' incerto Rosignoli che ora riprova il gesto per provare a farlo meglio, non è che vada molto meglio, comunque la rimessa è per Rieti. Certo, non è facile per Rosignoli ripetere una prestazione come quella di domenica scorsa. Momento disordinato, attenzione che c'è solo Cirimbeni, realizza la tripla, sorpasso Montegranaro, Cirimbeni così come Gatti, così come Coviello non possono essere lasciati soli. Così come Alessandri, battatore nei primi 20 minuti di gara 1, ora il fallo di Cirimbeni su Stanic che chiaramente potrà crescere ancora nell'arco della serie, ma certo sono attesi anche le prove più importanti. Iannone è un po' opaca la sua prova in gara 1, può essere ancora la conferma di Benedusi, sicuramente un giocatore che non ha bisogno di nessun input per metterci tutto, per dare tutto. Stanic fuori per Benedusi, prova Benedusi, sbaglia, rimbalzo è di Micevic. Chiaro che per Rieti Roberto ci vorrà una media migliore dai tre punti e anche qualcosa in meglio dai tiri liberi, dove pure in gara 1 si è sbagliato tanto. Fallo di Benedusi, però è un inizio un po' strano, diverso da quello di domenica, ma Rieti non riesce ancora a trovare fluido nei suoi uomini più importanti. È solo un vantaggio di tre punti, però riparte avanti Montegranaro. Coviello prova il tiro, piuttosto strano, ma anche l'inizio di Montegranaro mi sembra meno preciso, che era stato micidiale con i tiri da tre nel primo quarto. Il primo
quarto stellare sotto il profilo dell'attacco, 26-24, vado un po' a memoria, mi pare che fosse terminato. Ora prove di assist di Stanic, non c'è la ricezione di Rosignoli. Sbaglia però ancora Montegranaro. Entrambe le squadre stanno sbagliando. Attenzione, stanno sbagliando molto di più. Marietti deve approfittarne. E ora sfugge la palla dalle mani di Stanic, Iannone in palleggio. E Rieti deve approfittarne perché non segna Montegranaro. L'entrata, poi il rimbalzo attenzione, ora Spizzichini prova da tre, sbaglia, rimbalzo di Iannone, per fortuna ancora rimbalzo lungo, ancora un tentativo d'attacco per Rieti, doppia marcatura, Iannone scarica fuori per Benedusi, non riesce a tirare, Benedusi in palleggio, Iannone si avvicina, la palla fuori, Spizzichini allo scadere, prova, Ferro, rimbalzo di Ravazzani, difende forte comunque Montegranaro in questa occasione. Però già 0 su 4 da 3, insomma non mai segnato da parte dell'attacco di Rieti, che nonostante abbia avuto tre opportunità anche nella destinazione, non è riuscita a trovare il campo. Taglia ancora Montegranaro. Recupera la palla Stanic. Stanic accelera fino in fondo, il professore. 4 punti realizzati tutti da lui. Aspettava queste occasioni per far vedere fino in fondo chi è. Ma lui è in grado di portare punti, lo ha sempre dimostrato nei campionati, però è chiaro che quando c'è una troppa necessità lui da solo. Coviello la mette dentro sul rimbalzo di Ravazzani, dorme la difesa di Rieti in quest'occasione, di nuovo sorpasso Montegranaro, siamo sul 7-4, punteggio molto più basso rispetto a domenica scorsa, al 5-22 dalla fine del primo quarto, punteggio solo 4-7. Spizzichini per Benedusi. Benedusi prova l'entrata, va fino in fondo, infrazione di passi. C'è un altro particolare, si è aggravata molto di meno di falli in questa gara a Montegranaro, forse Steffè ha chiesto più attenzione sotto questo aspetto. Nel primo quarto era già messa maluccio, infatti poi i falli hanno un po' limitato Montegranaro. Oggi no, ma è una gara a due all'insegna degli errori. Ravazzani sbaglia ancora. Alessandri, la palla è fuori, Ravazzani, Alessandri, l'intercetto è di Rosignoli, recupera la palla Ravazzani e segna, questa dalla spazzatura proprio. Ravazzani un grande inizio, Alessandri al di sotto rispetto a domenica scorsa. Sì, 4 punti, 2 su 4 per Ravazzani, a secco ancora Filippo Alessandri, sicuramente il migliore della sua squadra. Sì, Giampaoli prova la prima volta e sbaglia, la seconda sbaglia, il rimbalzo è di Rosignoli che realizza. Sta di fatto che Rieti era a meno 5, ora si porta a meno 3 e deve difendere su una squadra molto pericolosa con tanti elementi come Montegranaro. Ruba palla ora Giampaoli, accelera Giampaoli, la difesa già schierata, arresto e tiro di Giampaoli. Ferro, rimbalzo ancora di un grandissimo Rosignoli che poi sbaglia. Viene avanti Montegranaro con Cirimbeni. Ruba palla Benedusi, poi Giampaoli. 4 contro 1, va gestita bene. Il contropiede, Spizzichini. Giampaoli decisivo, non al tiro, ma come recupera palla e come difende. Questo è il recupero di Benedusi. È chiaramente attento, un giocatore essenziale.
dalla linea dei 6,75. 12-8. Stanic vede un varco, va ancora dentro, non riesce a trovare il coordinamento per... E poi c'è un fallo di reazione di Stanic che andava assolutamente evitato, una spinta a Ravazzani. Allora, c'è una novità importante, subito in campo Nicolas D'Arrigo, che ha avuto pochissimi secondi in gara 1, già invece in campo in questa gara 2. Era Cirimbeni il giocatore più pericoloso finora, però evidentemente vuole più intensità in difesa. C'è il fallo di Spizzichini e questo è anche il quarto fallo di squadra per Rieti. 8 la NPC, 12 Montegranaro. Non ci sono tiri liberi, ma solo rimessa, però sembra paradossalmente più tranquilla Montegranaro, che dovrebbe avere la tensione di evitare il 2-0, invece sta giocando come sa giocare, sfruttando benissimo Ravazzani. Hanno trovato più canestri facili rispetto a Rieti. Micevic è chiuso, la palla è fuori, ancora Cirimbeni, va aggiustata la difesa su Cirimbeni, terza tripla. Giampaoli perde palla, la recupera Alessandri e c'è pronto il time out. Attenzione anche a questa, la sbaglia per fortuna per Rieti, altrimenti voleva dire veramente break importante. E adesso Nunzi è costretto a fermare il gioco, perché comunque è una Rieti brutta, non riesce a trovare ordine, difende molto forte Montegranaro. Montegranaro sta facendo giocare male Rieti e Rieti ci sta mettendo del suo, il resto lo ha fatto Cirimbeni con ben 9 punti sui 15 totali. 8-15. Sì, è l'analisi giusta, Cirimbeni chiaramente alza. Montegranaro, 0-7, Rieti è un po' tutta lì la differenza in campo con Rieti, che però ha una malattia offensiva giustamente rispetto a quella di Montegranaro. Montegranaro che di contro ha sbagliato più di quanto non si aspetti, perché ha sbagliato anche tiri aperti, tiri con spazio, e per fortuna di Rieti altrimenti sarebbe ancora più lontano. Rieti ha una palla molto molto macchinosa, di difficoltà nella circolazione di palla e difficoltà nel trovare ancora, se togliamo Stanic, un giocatore che sul quale poter appoggiare il proprio gioco offensivo e che dia serenità. Nel momento non c'è. Però anche se ci sono stati tanti errori di Montegranaro, è così che questa fluidità non c'è, che il gioco offensivo non sta riuscendo e comunque Rieti è sotto di 7, deve recuperare questa situazione. Si sta sfruttando poco l'area pitturata, che è stato il punto forte di gara 1. Ora Rosignoli sbaglia ancora, poi D'Arrigo lotta al rimbalzo, o ci si appoggia di più su Rosignoli o lui trova maggiore precisione. Ora sbaglia Montegranaro, c'è il fallo di Ravazzani in attacco. Primo fallo per Ravazzani. Vedi che Montegranaro continua a sbagliare, Montegranaro, ma Rieti non ne approfitta per rientrare subito. Sì, è entrato Feliciangeli nel frattempo, picchio Feliciangeli in campo, a sua volta è entrato Gatti come contromossa per Steffè, la palla proprio per Feliciangeli ora che si gira sotto, grande assist per Spizzichini che realizza subito. 10-15, prova a mettere un po' di energia, picchio Feliciangeli,
che ora ha in marcatura su Gatti, quindi l'altro confronto, fallo in attacco ora che è fischiato proprio a Gatti su Felice Angeli, e quindi subito mette in campo la sua energia, picchia Felice Angeli. Perdonare qualcosa di gara 1, la sua esperienza non avrebbe dovuto portarlo a farsi combinare quell'espulsione. Per fortuna una sola giornata, per fortuna in campo. Ora però lui che ha fatto uno sforzo, questa ricostruiamola, la chiaramente è l'unico dei superstiti tra Riede e Montegranaro, di quelle che furono le sfide tra Sudor e Sebastiano. Picchio! Felice Angeli! Picchio! Felice Angeli! È entrato in campo con una energia straordinaria, 3 punti per lui, ma significa mettere pressione a Montegranaro. Ora D'Arrigo difende bene su Cirimbeni, viene avanti Rieti per l'ultima azione di questo primo quarto, c'è il fallo commesso da Andreani. L'energia che ha messo Felice Angeli probabilmente vuol dire parità, perché mancano 2 secondi ed ora ha 2 tiri liberi Stanic, siamo sul 13 a 15. Diretta, dico Stanic, oppure liberi. Esempio in campo, al di là poi del canestro importante, al di là della... Dove è l'arrivo? La carica giusta per anche della panchina per portare a casa il risultato. Sì, 2 secondi ora, la palla è Alessandri, Alessandri prova il tiro della disperazione, lo sbaglia, ha rischiato anche un po' Stanic e infatti Steffè si va a lamentare, perché comunque è entrato in maniera decisa Stanic senza fallo secondo gli arbitri. 15 pari, 7-0 Rieti di parziale. Controlettura. Adesso Montegranaro, dopo aver avuto una Rieti con molti errori, si trova comunque pari. Adesso la deve prendere in mano Montegranaro. Dunque si è suddiviso abbastanza bene il bottino di 15 punti di Rieti, con un punteggio molto basso in questo primo quarto. 6 di Stanic, 3 di Felice Angeli, 4 Spizzichini e 2 Rosignoli. Invece per Montegranaro 4 punti di Ravazzani, 9 di Cirimbeni e 2 di Coviello. Mi è sembrato di aver visto D'Arrigo che seguiva un pochino di più Cirimbeni. Se sarà questa la mossa difensiva di Nunzi con un Benedusi che non sappiamo in che condizioni sia, perché con molti mesi di inattività e un'ernia al disco, probabilmente per gestirlo per 5 gare c'è bisogno di un po' di panchina. No, in questa serie sono 5, poi vediamo, ma ci auguriamo di meno che siano 3, che c'entra però. Sicuramente è un giocatore da gestire come da gestire, anche un anno. Sbaglia la seconda, ma ora c'è il rimbalzo di D'Arrigo, confermato in campo D'Arrigo, va al rimbalzo offensivo. Questo ragazzo deve trovare un po' di fiducia, a trovare qualche canestro secondo me, perché come rimbalzi, come intensità difensiva e come energia può dare molto in questa serie. È lui che poi, quando gli si è chiesto che ruolo è, lui ha giocato anche play. Ha giocato anche 4, insomma è un giocatore che forse è ancora alla ricerca di un ruolo, di una specializzazione vera, forse della quale magari nel campionato italiano c'è magari più bisogno.
Andrea Giampaoli, si sblocca anche Giampaoli, attenzione. Ora la palla è fuori, la toccata Stanic per ultimo, dice di no Stanic, era un contatto tra Stanic e Cirimbeni, la palla è fuori, rimessa a Montegranaro. 18 a 15 Rieti che passa avanti di 3, la rimessa in fondo al campo, già in zona attacco Montegranaro. Alessandri, Ravazzani, 5 secondi al termine dell'azione, la palla fuori per Alessandri, non riesce a tirare, lo fa adesso in maniera scoordinata, ma terminano i 24 secondi e quindi palla in mano a Rieti, una difesa che ha funzionato. Tiro forzatissimo. Stabile. Stanic ancora porta palla, ancora grande energia in campo messa da Nicola Stanic, l'assist splendido per Spizzichini e poi il fallo di Andreani, primo fallo di squadra in questo quarto, stava per andare a canestro Spizzichini, non riesce per il fallo, Steffè che protesta ancora. L'arbitro ci parla e basta, le proteste sono veementi da parte di Steffè. Si dovrebbe di saper interpretare il labiale perché insomma è incapace. Ora Alessandri attraversa la strada a Spizzichini mentre sta per tirare il primo tiro libero. Spizzichini si riconcentra e lo sbaglia, Ancora un tiro libero per Stefano Spizzichini che finora ha realizzato 4 punti. Il secondo lo realizza. Rientra Micevic, esce Ravazzani. 19 a 15 ora per Rieti. Una gara meno spettacolare, più sui contatti, sulla difesa mi sembra rispetto a gara 1. Gara 1 Montegranaro aveva giocato molto bene. Qui è Cirimbeni che sta tenendo alto il ritmo e l'equilibrio, ma ora appiccicato su di lui c'è D'Arrigo. Esatto, il parziale Roberto, 11 a 0 Rieti, parziale ancora aperto. Andreani prova lui il tiro dalla lunga distanza, lo sbaglia, rimbalzo lungo è di Felice Angeli, poi Stanic, poi scivola D'Arrigo che cade, si stava lanciando in contropiede, scivola da solo Stanic, poi Giampaoli, ancora Stanic, finta il tiro, si gira, va fino in fondo, sbaglia Nicola Stanic, poteva scaricare fuori, meritava il canestro, era andato altissimo per la certezza, poi Micevic dall'altra parte va a interrompere la serie positiva di Rieti che anziché allungarsi a 13 si ferma a 11 con Montegranaro che si rifà sotto almeno 2. 19-17, ma è un po' stanco Stanic, può darsi che ci sia un cambio per lui. Alessandri commette fallo, è il primo fallo di Alessandri su Giampaoli che gli prende il tempo sul primo passo e infatti Stanic va a riposo, rientrano Granato e anche Benedusi al posto di D'Arrigo, probabilmente D'Arrigo è stato tolto perché non riesce a dare apporto in attacco, però da quando è entrato lui Cirimbeni non aveva più tirato, è in grado di dare una mano dei minuti importanti certamente con dei compiti, un tiro da mi avrebbero dato fiducia, vabbè, ma troppo lontano, Giampaoli sbaglia, Andreani non è capace però sì, Spizzichini esce in difesa, le rotazioni tornano ognuno al posto suo, attenzione a Gatti in entrata, realizza, non è bravo solo da tre come aveva dimostrato domenica ma anche da sotto, parità di nuovo, 19-19, quanto equilibrio tra queste due squadre. Sì. Allora ruba palla Cirimbeni, la riruba a sua volta
Beneduzzi e poi Cirimbeni commette fallo. Secondo fallo per Cirimbeni che esce, rientra in campo Alessandri. Secondo fallo per Cirimbeni, lui che è un po' il mattatore della sua squadra, quello che facilita la via del canestro dalla grande distanza, 9 punti tutti dai 6,75. Sì, ma ora attenzione sotto canestro perché Granato prova, sbaglia, il rimbalzo è di Alessandri, poi Beneduzzi vola al rimbalzo ma commette fallo nel tentativo di prendere la palla. Ora non c'è Ravazzani d'accordo, ma non c'è neanche Rosignoli, sembra approfittarne di più Montegranaro di sfruttare gli spazi in mezzo all'area con più gioco da sotto che da fuori. Ora ruba palla però Montegranaro. Beneduzzi ruba palla, Granato arresto e tiro per lui, realizza Federico Granato, un pazzo. Gatti ci prova subito, sbaglia, rimbalzo di Micevic che poi non riesce a rimanere in piedi, la palla è fuori. Rieti a più 3, 22-19. Ha voluto entrare in partita il capitano, si è preso due tiri da 3 subito appena entrato, per fortuna uno su due, magari la necessità anche per lui di rompere il ghiaccio. Lui che è bello bravo. Che l'altro tiratore, cioè Giampaoli, gli chiedeva la palla, non se ne è parlato, la palla era sua, ha tirato lui, era pronto anche Giampaoli, ancora lui arresta il tiro da 3, sbaglia, vedi che dobbiamo essere più presenti e va bene questo gioco, può mettere in difficoltà Montegranaro, però bisogna andare al rimbalzo, quindi questo gioco o si fa con il D'Arrigo in più o deve rientrare Rosignoli. Gatti e Feliciangeli, anche qui un fallo gratuito per Picchio Feliciangeli, è il primo, d'accordo, è il primo. E forse Gatti andava a canestro. Eccolo Gatti che adesso vedi che come sfruttano di più l'area pitturata ora, bisogna correre ai ripari lì in difesa. 22-21. Diciamo che Rieti ce l'avrebbe perché è vero che ha 2-4 in campo se vogliamo. Feliciangeli prova dalla lunga distanza e sbaglia, poi c'è il rimbalzo di Spizzichini, il fallo è di Micevic, secondo fallo per Micevic, cambia ancora un piccolo ora Iannone in campo per Beneduzzi, non è convinto Beneduzzi, addirittura manda in campo anche Ponziani ora. Probabilmente vuole fargli sentire in campo, lui che in gara 1 non è entrato per nulla, vai a sapere magari per un finale di partita nel quale potrebbe essere impiegato. Esce Spizzichini, entra Ponziani, sì, per farli entrare anche nella serie, anche per non sfruttare troppo Rosignoli e Spizzichini che devono reggere fino al 40esimo. Iannone. Sono tante le componenti da tenere in considerazione quando poi andiamo a vedere chi va in campo. Fallo d'attacco subito fischiato a Ponziani, non mi sembrava che ci fosse. Anche di strafare, però. No, ma non ha fatto nulla, era un blocco normalissimo. Blocco normalissimo, sarà lui a marcare Ravazzani. E questo invece è fallo antisportivo. Ma due decisioni arbitrali molto discutibili. Appena entrato in campo Ponziani, fallo antisportivo questo. Realizza Alessandri. Due su due per Alessandri, sorpasso
per Montegranaro di nuovo, e palla in mano a Montegranaro. Mi è sembrato un po' eccessivo questo antisportivo. Due palle di fila a Pozziani, insomma, l'ingresso per il momento ha prodotto solo danni. Pozziani ora di nuovo in marcatura su Ravazzani, ora la difesa è buona, rimbalzo di Feliciangeli. Giampaoli, pick and roll, Giampaoli, uno slalom straordinario, poi chiede troppo a se stesso, in rovesciata provava il canestro, invece la difesa si era chiusa. Attenzione ad Alessandri ora, e poi c'è Gatti da solo, da tre sbaglia, taglia fuori di Pozziani e contropiede per Rieti. Granato prova da tre, sbaglia Alessandri, contropiede dalla parte opposta, attenzione, superiorità numerica, fallo di Feliciangeli. Andava gestito meglio quel contropiede, non bisogna tirare da tre. Sono d'accordo, invece adesso prende, becca due punti sicuri, e visti anche i bonus di falli che entrambe le squadre hanno raggiunto. Ora Alessandri entra anche in partita facendo punti in questa maniera. Ora sbaglia, però rimane 22 a 23 il punteggio, sempre un grandissimo equilibrio. Sbaglia ancora Alessandri, rimbalzo di Pozziani. Feliciangeli in palleggio, Giampaoli. Ora Iannone. Iannone prova ad accelerare, arriva il terzo fallo per Andreani, cambio per Montegranaro, entra in campo Temperini. Rientra Rosignoli per Rieti ed esce Pozziani, che ha dato qualche minuto di riposo ai lunghi. Viene richiamato in panchina Rizziero Pozziani. Iannone dalla lunetta. Parità, riesce a pareggiare Iannone grazie a questo tiro libero. 23-23. Ora Rosignoli è... Rosignoli è di nuovo in campo. Ancora Iannone dalla lunetta. Due su due per Iannone. Sorpasso di nuovo per Rieti. 24-23. Alessandri ancora a portare palla, ora è marcato da Giampaoli. Gatti sta in marcatura, c'è Feliciangeli, bravo, senza fallo. Iannone viene avanti, ora superiorità numerica per Rieti, accelera Iannone, va fino in fondo, ma Temperini commette fallo. Era più antisportivo di quell'altro. Uno che si appende al braccio, mi sembra che insomma il minimo è l'antisportivo. E Nunzi credo io lo stia dicendo. Primo fallo per Temperini. Quello che c'è di buono è che Rieti mantiene il punteggio con tre titolari in panchina, soprattutto Stanic, poi si è riposato Rosignoli, considerando che questa è una gara lunga, perché abbiamo visto che l'ultimo quarto è stato decisivo in gara 1. Le energie le sta gestendo anche la panchina Nunzi. Su due per Armando Iannone. Tre punti solo dalla lunetta stasera per il momento. Alessandri Coviello, viene ancora avanti Montegranaro, molto minutaggio invece oggi per Feliciangeli, che ora è in marcatura su Gatti. Iannone, poi Temperini. Temperini tira da lontanissimo Ferro, il rimbalzo è di Gatti, poi intercetta il pallone Rosignoli, viene avanti Rieti, la palla è per Iannone che vuole giocare con calma. A terra ora Feliciangeli, che vuole la palla perché è marcato da Temperini, gli ruba la palla Temperini, non c'è nulla, si continua a giocare. Alessandri, sfondamento tutta la vita, sfondamento, no, 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 no,
c'è, non c'è, no, no! Allora questa è la decisione. Cagnone non fischiate, in questo caso uno sfondamento proprio tutta la vita di Alessandri, condito anche forse da impressione di passi perché non sapeva dove andare, si è trovato davanti Rossignoli, parlo di Rossignoli, è il secondo, non ci si può stare. 9 volte su 10 fischiano sfondamento in quelle occasioni gli arbitri, 9 volte su 10, fischiato il fallo a Rossignoli. È il secondo fallo per Rossignoli, ora il 2 su 2, il 2 su 2 per... E ora Ravazzani che discute con i ragazzi che non hanno asciugato il campo con un ardire, un modo di fare tutt'altro che simpatico. Magari avrà anche ragione, ma gli arbitri non sono intervenuti nel fare questo, non è che ce l'avevano con Ravazzani. Comunque la tensione è tanta, il nervosismo. La tensione, per carità, anche da parte nostra forse, chiaramente siamo qui da anni a seguire le gesta della squadra delle Atene. 5 pari, 3-0-1 da giocare, Roberto. Eh sì, prima del riposo, pensate, intensissima questa gara 2. Il pick and roll non riesce, lo legge bene la difesa di Montegranaro, è solo Granato, tira e sbaglia, il rimbalzo è di Temperini. Temperini accelera, va fino in fondo, la stoppata di Picchio Feliciangeli, lo stoppatone di Feliciangeli e bravo Iannone ora. Giampaoli, Rossignoli, poi Feliciangeli è solo sotto canestro, realizza un Picchio Feliciangeli superlativo finora. Una serie di spinte sotto canestro ora, Ravazzani è lasciato solo e va a realizzare, non ha funzionato qui la rotazione in difesa, 27 pari, io concederei un'altra opportunità al capitano che è stato importantissimo in gara 1, con una sua tripla forse si è vinta la gara, ma se ora non va bisogna fare altri giochi. Feliciangeli per Rossignoli, si avvicina al canestro. Il suo gancio realizza Rossignoli. Rossignoli! Palazzo Turner. 29 a 27 per Rieti. Viene avanti Temperini. Temperini accelera, va dentro, poi fuori. Poi Gatti prova l'entrata, sbaglia Ravazzani al rimbalzo, tira, sbaglia. Il rimbalzo a di Rossignoli, spinge Ravazzani. Iannone arresto e stop, ma c'è il fallo in difesa di Alessandri. Secondo fallo per Alessandri. Sì, ma Steffè lo lascia in campo comunque, anche, ecco, adesso lo toglie, anche se c'è Temperini. Ora va in panchina Alessandri, che sta sentendo molto questa gara. Dall'altra parte anche fuori Giampaolo e rientra Stanic. Dell'importanza della partita, lo che capiamo i giocatori che chiaramente non possono, è difficile rendere come si può rendere una partita normale di campionato, la mano serena per poter tirare, di qui anche medie sia dalla lunetta che da tre, chiaramente inferiori a quanto visto in campionato, però indubbiamente Rieti potrebbe certamente dare un 3 su 16 con il quale sta chiudendo questi primi 20 minuti, 3 su 6 da 3 è un po' poco. Realizza Picchio, 30 a 27 ora. Due su due per Feliciangeli. Un minuto e 0-8. Iannone in marcatura su Temperini, il raddoppio di Granato.
Attenzione ai tagli sotto canestro, ora Ravazzani, passi non fischiati, ancora Ravazzani, Granato gli porta via palla, palla 2, la freccia dice Montegranaro. La freccia purtroppo siamo dietro al tavolo. Fuori Feliciangeli, rientra Spizzichini. ...31-27, c'è un time out quando mancano 53 secondi e la rimessa sarà comunque per Montegranaro in attacco. E consideriamo che 4 punti non sono nulla, però per dire, Stanic si è presi un bel po' di minuti di riposo. Alessandri mi sembra più nervoso dentro fuori, ma è stato molto tempo in campo. Sì, giusto, però Alessandri è comunque un giocatore di esperienza, 40 minuti può trovare, la troverà certamente la maniera di trovare il momento per incidere sulla partita. Beh, però in gara 1 ha sofferto molto la velocità di Stanic. Sì, l'ha sofferto, comunque Ruzzi gli ha orchestrato delle difese con degli aiuti che la protezione insomma della pericolosità del giocatore. E poi si è fermata un po' Montegranaro, quantomeno come pericolosità, perché era molto appoggiata a Filippo Alessandro nei primi 20 minuti. La rimessa di Montegranaro, attenzione subito al tiro! Questi sono tiri veloci da cui esce da tre, pericolosissimo in questi casi. Coviello al quinto punto, meno uno per Montegranaro. Stanic, ancora Stanic con Iannone, lo scambio, ora sono più aperte le maglie. Stanic, Spizzichini, non riesce a servire Iannone, poi Stanic infila una tripla incredibile, 34-30. Temperini può far canestro. Temperini ancora in palleggio, Temperini vuole l'ultima azione, 6 secondi, lo marca Stanic, cerca di capire da quale parte va, prova da 3, Temperini sbaglia, fallo di Iannone, a tempo quasi scaduto, si arrabbia Nunzi per questo fallo commesso da Armando Iannone. Allo scadere, vabbè, è finita. Coviello sbaglia, ora sbaglia ancora, la palla è fuori ma è scaduto il tempo, quindi non è costato nulla Rieti questi due tiri liberi sbagliati, 0 su 2 di Coviello che sono strani, e Rieti chiude in vantaggio di 4 punti, ma è una battaglia senza fine, 34-30. Sta per cominciare il secondo tempo tra la Prometeo Estra Rieti e la poderosa Montegranaro, una gara che ha visto parecchi errori, soprattutto da 3, un 4 su 17 da 3 per Rieti, che ha trovato delle triple importanti, però ha insistito forse un po' troppo, e certo se fossero andate dentro la partita era quasi chiusa, ma non è andata, quindi deve migliorare l'aspetto delle percentuali da 3 Rieti e dare meno spazi sotto canestro ai giocatori di Montegranaro, quindi una più attenta difesa in area. Sotto la lunetta deve continuare a difendere come sta facendo, perché comunque è una buona difesa, può ancora migliorarlo, l'abbiamo visto in stagione, può far meglio, ma comunque non deve mollare nulla in difesa, deve certamente migliorare in attacco, insomma 3 su 16 da 3 è una percentuale 3 su 4, no, 4 su 17 mi sembra. Quattro su 17,
Invece Montegranaro che media da 3? Montegranaro è 4 su 13. Anche lei, anche Montegranaro imprecisa, soprattutto rispetto a domenica. Lì nessuna delle due ha approfittato. Il punteggio è equilibrato, 34 a 30. Stefferi manda in campo da Alessandri, Ciribeni, Coviello, Ravazzani e Micevic. Nunzi invece rimanda in campo Stanic, Spizzichini, Iannone, Benedusi e Rosignoli. L'entrata di Benedusi, la scarica per Spizzichini, il quale gli dice a un certo punto tira. Benedusi leggermente al di sotto delle sue possibilità e molto al di sotto rispetto a domenica. E comunque un paio di buonissimi recuperi, la testimonianza che chiaramente lui l'energia la mette sempre in campo. Micevic si gira, il gancio, realizza, 34 a 32, si riavvicina Montegranaro, quarto punto di Micevic, Benedusi, Rosignoli, Iannone. Iannone non riesce a dar palla a Stanic, poi va fino in fondo Spizzichini, Stanic è solo, prova da 3, sbaglia, nessuno al rimbalzo, è a terra Rosignoli. Di nuovo si è alzato Montegranaro con Ciribeni. Ciribeni finta, poi prova l'entrata, la trova ma sbaglia. Il rimbalzo è di Rosignoli e poi Ravazzani commette il secondo fallo. Il fallo di Ravazzani, secondo fallo. Andiamo a dare la situazione falli per Rieti, ci sono con due falli, Ciribeni e Rosignoli. Secondo fallo per lui. Andreani, poi ci sono con un fallo di Antone Stanic e Spizzichini per Rieti, e solo per i gatti con un fallo per Montegranaro. Questa è la situazione falli in prima di questi ultimi 20 minuti. In entrata Benedusi, poi scarica, marca bene però, non lascia spazi Montegranaro, ora è solo Benedusi, prova da 3, sbaglia, il rimbalzo è di Micevic, era solo. Piedi a terra Benedusi, poteva far meglio, aveva anche tirato bene. Ora la palla è fuori, ancora in attacco Montegranaro, sempre due punti di differenza. Là il gancio sbagliato di Ravazzani e ancora Rosignoli a rimbalzo. Poi Iannone, Iannone in entrata, arresto e tiro, sbaglia, ancora Rosignoli a rimbalzo, ancora Iannone al tiro, realizza! Iannone trova una tripla importante in questo momento, 37 a 32, però è veramente minima la distanza tra le due squadre. Ciribeni accelera, perde palla, fallo di Benedusi. Terzo fallo. Io mi rigiocherei comunque da Rigo, che aveva bloccato molto bene Ciribeni. Benedusi, terzo fallo per lui. Lasciarlo in campo o meno, perché uno come Benedusi è stato per la poderosa Montegranaro, un giocatore che fa della difesa chiaramente il suo punto di forza. Rimanere in campo con tre palle è un bel rischio, lo sta correndo forse. Alessandri in entrata riesce a realizzare, 37 a 34. Ora Ciribeni in marcatura su di lui, Stanic che riceve, tra l'altro rimane in campo Benedusi con tre falli e deve marcare Ciribeni, che è il miglior realizzatore di Montegranaro finora. L'entrata di Iannone, bravissimo, poi c'è il rimbalzo, non valido questo canestro, non valido il canestro di Rosignoli perché aveva commesso fallo, Davide Rosignoli aveva spinto un avversario. Fallo in attacco, rimessa Montegranaro, 37 a 34. Terzo fallo di Rosignoli, attenzione, due contro il fallo in campo. Anche Spizzichini commette fallo, però il suo è il secondo. Terzo fallo di squadra in questo quarto, che è cominciato male per all'insegna dei falli per Rieti. E probabilmente Benedusi viene lasciato in campo per cercare di rimanere in partita.
altrimenti poi rimetterlo solo alla fine potrebbe essere un po' troppo rischioso. Ravazzani è solo, va al tiro e sbaglia, il rimbalzo ancora una volta di Rosignoli, Rosignoli che sarà prezioso per i rimbalzi, quindi va gestito. Spizzichini, ora c'è la zona ma il tiro è di Spizzichini, il rimbalzo di Rosignoli che poi solo scarica a Spizzichini che finalmente realizza. Settimo punto per Stefano Spizzichini. Viene avanti Montegranaro con Alessandri, punteggio 39-34 per Rieti. Massimo vantaggio Rieti peraltro, più 5 ora. Alessandri in entrata, cambia mano, sembra voler far sul serio il play, giocatore che ha dato poco nei primi due quarti, ma conosciamo il suo potenziale. Sì, grande potenziale, bisogna ritrovare subito le contromisure contro un giocatore come Alessandri. L'entrata di Benedusi che scarica ancora Spizzichini, bravissimo sia Benedusi, che coraggio a far passare la palla lì, e Rosignoli bravo a realizzare. Ora viene buttata via la palla ma c'è il tocco di un giocatore di Rieti, esce Rosignoli, rientra Felice Angeli e mi sembra una scelta giusta perché Rosignoli sarà prezioso nell'ultimo quarto per i rimbalzi. Assolutamente, Felice Angeli, 7 punti, 2 falli, entra in campo, è stato prezioso nella prima parte del... Ruba anche palla ora, ora ha rubato anche palla Felice Angeli. Stanic in mezzo a due giocatori, lo slalom, poi Felice Angeli non tira, Spizzichini sbaglia il rimbalzo, ancora Spizzichini da sotto realizza. 43-36 ora, nono punto di Spizzichini, miglior realizzatore come Stanic per Rieti. Alessandri, Coviello, ora chiude Spizzichini, poi va a realizzare da 3, 3 più 1. Coviello, 3 più 1 per Coviello, il fallo di Iannone. Azione potenziale da 4, Coviello ottavo punto, è chirurgico ma sta facendo male a Rieti. Peccato perché Rieti più 7. Fallo fischiato dal fattore, secondo fallo di Iannone. Iannone in contropiede, sbaglia, la palla la tocca Ravazzani per ultimo, è stata svelta la difesa di Montegranaro a chiudere, avevano capito tutto sul tentativo di contropiede. Però insomma Rieti era pronta lì, è stato anche un sfortunato Iannone. Rimessa, rimessa in attacco già effettuata, comunque Rieti è già lì, Benedusi. Prova l'entrata, vede un varco, scarica Iannone, è solo, prova il tiro, lo sbaglia, rimbalzo di Felice Angeli che va a realizzare subito. Nono punto per Picchio Felice Angeli, 45-40, Alessandri avanti. Attenzione al mismatch ora con Ravazzani che spinge, poi il taglia fuori di Iannone è buono. Recupera la palla Spizzichini, accelera, ora Stanic si ferma. Poi passi di partenza per Felice Angeli, avrebbe spaccato il canestro e commesso infrazione di passi. Poteva essere gestita meglio, ogni azione pesa, pesa molto ogni azione. Ora Rieti a più 5, Ravazzani che riceve, Stanic in marcatura. Attenzione ora Cirimbeni, prova a rubare palla a Benedusi, Alessandri, attenzione a Coviello che è solo, ma c'era un fischio arbitrale, non lo avevamo sentito visto il gran frastuono, e arriva il terzo fallo per Iannone. Situazione falli che si sta facendo pesante, 3 Iannone, 3 Benedusi, 3 Rosignoli. Tiri liberi per Alessandri,
deve riallungare un po' la squadra, a mio avviso, Nunzi. Realizza Alessandri, che pian pianino già è giunto a 9 punti e non aveva fatto nulla nei primi due quarti. Giocatore molto molto solido, di grande tecnica, capace di saltare l'uomo con facilità, di prendere falli come sta facendo. È il primo ad andare in doppia cifra nella realizzazione, peraltro. 10 punti. Beh, punteggio abbastanza basso, adesso un po' si è ripreso, ma siamo sul 42 a 45. Chiede il pick and roll Stanic, poi entra, scarica fuori a Iannone che non riesce a tirare, ma mancano 3 secondi, Iannone deve provare il tiro, lo effettua adesso male, scadono i 24 secondi, grande difesa di Montegranaro, ma brutto attacco di Rieti. Attenzione a fallo tecnico Annunzi, fallo tecnico Annunzi. Dopo l'antisportivo anche un fallo tecnico ora alla panchina di Rieti. Ma le contestazioni di Nucci non mi sembravano più veementi di quelle di Steffè. Realizza un canestro Micevic, 45. Anche nel possibile sul passo per Montegranaro, che era andata sotto di 7 punti. Alessandri, Coviello, 2 punti di differenza. Ora Benedusi prova a rubare palla, ma deve fare sempre attenzione ai suoi falli. Benedusi, infrazione di passi di Coviello, di Cirimbeni. Ora buona la difesa e ora c'è una minaccia di Cirimbeni a qualcuno in panchina. Stanic, Spizzichini deve fare canestro, no! Era praticamente non marcato, era fermo Ravazzani, ancora avanti Montegranaro, attenzione ad Alessandri. Ravazzani si gira, sbaglia, palla recuperata da Spizzichini, poi la perde, la recupera Alessandri. Poi la tocca Feliciangeli, la recupera Rieti. Iannone in palleggio, Benedusi in entrata, fino in fondo, sbaglia, rimbalzo di Nicolò Benedusi, fallo, non fischiato, poi Spizzichini, ma quello era fallo, non si fischia, Cirimbeni viene avanti, scarica per Coviello che realizza, 45 pari, una battaglia, ma su Benedusi mi sembrava fallo. Troppa attenzione però per Nicolò che non è riuscito a realizzare, ora solo prova il tiro da 3, no, da 2, lo trova, ha bisogno anche lui di sbloccarsi, di nuovo avanti Rieti. Sono i primi 2 punti, Steffè protesta molto di più di Nunzi, ma il tecnico non gli è stato ancora dato, a Nunzi sì. Micevic da 3, attenzione, sbaglia, Spizzichini a rimbalzo. Ora Stanic accelera, Cirimbeni fallo. Contesta, fallo, protesta ora anche Cirimbeni. Terzo fallo per Cirimbeni. Non è in bonus Montegranaro, è solo il secondo fallo di squadra. 1.47 al termine del terzo quarto, 47 a 45. Feliciangeli, fallo di Micevic su di lui. Terzo fallo anche per Micevic. Diciamo questo. Adesso il pallone pesa, 2 tiri liberi per Feliciangeli. Dalla lunetta picchia Feliciangeli,
scende il silenzio al Pala Sojourner, realizza anche lui, va in doppia cifra, perché Felice Angeli autore finora certamente di una prova concreta, 2 su 2 da 2, 1 su 2 da 3, 3 su 4 a Imperi con questo errore finale. Cirimberi è solo, va al tiro, sbaglia, Beneduzzi al rimbalzo, recupera la palla proprio ancora Felice Angeli, poi Stanic, Granato è solo, prova, sbaglia, rimbalzo di Beneduzzi, altissimo Nicolò Beneduzzi, fallo su di lui e va in bonus anche Montegranaro. Beneduzzi ha deciso da solo di entrare in partita. Terzo quarto, Rieti avanti di 3, palla in mano, non perde palla. È rapidissimo ora, palla 2, palla 2, no, palla 2 è per Rieti. No, rimesso al centro all'inizio terzo quarto Rieti. Ah, che sfortuna, lì ha cambiato di nuovo la freccia. E quindi Contese che chiaramente la cui freccia indica Montegranaro. Come era una bella quella palla 2. Che volava, il più alto la prendeva, non si capiscono queste. E spesso si aprivano dei contropiedi con schiacciata anche in quello che era una regola antica del basket, non si capisce perché una sola contesa, quella di inizio partita poi e quella di inizio di terzo quarto, ma è vero, lì c'è la freccia. Cirimbeni, Alessandri per Cirimbeni per Micevic, ma c'è un fischio arbitro. No, è fallo. C'è un fallo. Granato, fallo di Granato, primo fallo per lui. Ci sono tiri liberi per Montegranaro. E poi 50 secondi in questo terzo quarto, al massimo ci sono stati 5 punti di differenza tra le due squadre, un equilibrio incredibile. 7 punti a Montegranaro, che era andata 15 a 8 nel primo quarto, poi Rieti 11 a 0 in parziale, anche Rieti era andata avanti di 7 punti, però insomma grande equilibrio perché Breck è prontamente recuperato da ambito le squadre. Il rimbalzo di Felice Angeli, viene avanti Stanic, accelera Stanic, ma c'è una selva di difensori di Montegranaro che non può passare, ancora lui in palleggio, arresto e tiro, sbaglia, il rimbalzo è di Rosignoli che poi subisce il fallo di Coviello, secondo fallo per Coviello, 2 tiri liberi per Rosignoli. Ora entra Giampaoli, esce Nicolò Beneduzzi che con 3 falli a carico è riuscito a mettere un'energia incredibile in campo. Insomma, qualcosa fa sempre di buono. Rosignoli sbaglia. Zero su 2 per Davide Rosignoli, 48 a 46, Giampaoli in marcatura su Alessandri, 17 secondi al termine del terzo quarto, vediamo quale sarà la decisione di Alessandri di gestire fino alla fine con palla in mano, prova a entrare, trova l'entrata e poi c'è il tap-in di Gatti, settimo punto e 48 pari. Il tiro di Giampaoli che non va assolutamente a buon fine, ma siamo, Fabrizio, sul 48 pari, incredibile, che partita.
Rieti ha paura di vincere, Montegranaro ha paura di stare con un piede fuori, anche se i playoff ci insegnano che le storie sono molto molto lunghe, però io credo che qui la partita la vincerà chi farà meno forzature e chi cercherà meno cose difficili da fare. Poi è la stessa cosa, però speriamo proprio che di rivedere l'ultimo quarto per Rieti, ovviamente l'ultimo quarto di gara 1. Rieti fu più glaciale nell'ultimo quarto disputato, certamente il miglior quarto finora di questa serie. Sì, Montegranaro ha diversi giocatori per sfruttare i falli, Ravazzani ne ha solo due, Gatti ne ha solo uno, Coviello ne ha soltanto due, quindi possono anche spenderli nella maniera giusta. Rieti deve fare più attenzione con giocatori importanti. Giampaoli prova da tre, sbaglia, Andreani al rimbalzo, poi recupera la palla Granato con grande grinta, poi c'è il fallo di Gatti, secondo fallo per Gatti. Bravo Monte, ora Granato a recuperare questa palla. Andiamo a allacciare le cinture. Bisogna allacciare le cinture doppie. Cinture doppie stasera, perché veramente è una gara tesissima e dà un punteggio incerto, un esito incerto. Granato prova da tre, sbaglia. Poi il fallo di Stanic. Secondo fallo per Nicola Stanic. Granato ha messo soltanto una tripla finora, ci prova di nuovo. Per lui 1 su 6 totale, Giampaoli 1 su 6. Insomma, due tiratori che... Nelle partite importanti e nelle partite con Montegranaro, vedete invece Alessandri, che freddezza, che precisione. Chirurgico Alessandri, 13° punto, si era risparmiato nei primi due quarti, ma adesso è salito in cattedra e quindi c'è il sorpasso di Montegranaro. Poi Stanic sbaglia e Rieti è fortunata perché Montegranaro la manda fuori, ma non so, bisognerebbe fare una conta delle energie delle due squadre. Vedo Rieti un po' meno carica rispetto a gara 1 in questo ultimo quarto per il momento. Felice Angeli è solo, poi Giampaoli, un po' ferma la formazione di Rieti, Giampaoli, ma stanno trascorrendo i secondi, fuori Granato, prova ancora la tripla, sbaglia, rimbalzo è di Montegranaro, ma la prende ancora Rieti, reattiva Rieti, poi prova a picchio Felice Angeli, sbaglia, rimbalzo è di Gatti, un disastro da tre. Andreani 5 su 27, Cirimbeni viene avanti Montegranaro ora con Cirimbeni da 3, sbaglia, palla recuperata da Micevic che però se la porta fuori, e questo è un momento in cui Rieti sembra più impacciata del primo quarto, è sotto di 3 ma deve prendere in mano la partita, soprattutto Stanic deve dettare quello che si deve fare in campo. Ora però Giampaoli a portar palla. Felice Angeli. C'è il fallo di Alessandri su Stanic. Terzo fallo di Alessandri. Terzo fallo per quello che è il miglior realizzatore della serata. Il secondo fallo di squadra per Montegranaro. Conterà probabilmente anche questo. Rimessa di Giampaoli per Felice Angeli sotto canestro, però sbaglia il mandato scordinato, poteva essere una buona azione, rimane più 3 Montegranaro e palla in mano Alessandri, Andreani, Cirimbeni marcato ora addirittura da Stanic, poi il fallo di Rosignoli, attenzione, quarto fallo per Davide Rosignoli. Quarto fallo per Felice Angeli. Esce Felice Angeli, entra Spizzichini. Rimessa da fondo campo per Montegranaro.
Micevic, poi Andreani, Gatti, arresto e tiro per lui, sbaglia, rimbalzo di Spizzichini, poi si deve fermare Giampaoli, Stanic, Granato è solo, prova da tre, realizza finalmente la tripla della parità, alla fine è arrivata. ...51-51... speriamo abbia trovato la misura. Rosignoli su Micevic, Micevic si gira, va al tiro, realizza con un po' di fortuna. Triplo ferro per Micevic, palla che va dentro, avanti ancora Montegranaro di 2. Stanic, Granato, Stanic, Granato, finta l'entrata, poi la palla ancora per Stanic, c'è solo Giampaoli dalla parte opposta, realizza Andrea Giampaoli, lascia in campo i tiratori anche per lui, Nunzi. 2 su 8, però insomma queste ultime due pesicchiano, tutti e due i tiratori in campo per Nunzi, fallo di Stanic, terzo fallo di Stanic e terzo fallo di squadra, ora Rieti è più uno. Stanic va ancora lì a discutere con l'arbitro, ma deve stare tranquillo. Nicola Stanic. Ci sarà rimessa. Ora Stanic deve tirar fuori l'esperienza e smettere di protestare. Ormai hanno fischiato. Rimessa di Alessandri. Coviello, ancora Alessandri, 14 secondi a disposizione, Alessandri la manovra come meglio può, Micevic sotto, buonissimo movimento ora, ottima azione. Bravo Alessandri, bravo Micevic a realizzare, avanti Spizzichini, poi Giampaoli, raddoppio di marcatura, poi Spizzichini. Va fino in fondo Stefano Spizzichini, sbaglia, rimbalzo di Rosignoli che termina a terra e si fa male. Gli arbitri però fischiano soltanto il blocco perché c'erano due giocatori a terra, sono Micevic e Rosignoli, che speriamo non si sia fatto nulla. Micevic e Rosignoli sono a terra. No, un colpo subita. Sì, ma un colpo sotto l'occhio per Rosignoli, ma sono decine secondo me i contatti in queste due gare. Ora Rosignoli va in panchina anche perché è gravato di 4 falli, mancano 6 minuti, deve recuperare un po' di energie, rientra Picchio Feliciangeli, ma ora attenzione all'area pitturata perché lì senza Rosignoli e ne ha approfittato spesso Montegranaro. Sì, non c'è Ravazzani in campo, c'è Gatti, ma Alessandri, ora Gatti, Micevic marcato da Spizzichini, infrazione di passi per Micevic. Stanic, Nicola Stanic viene avanti, Feliciangelis, Stanic, Giampaoli per Feliciangelis, Spizzichini è solo, fallo di Micevic, quarto fallo anche per Micevic, tiri liberi per Spizzichini. Si alza, quarto fallo per lui, cambio della rosa,
è un po' il limite di Stefano. Esce Micevic, gravato di 4 falli, rientra in campo a Ravazzani che ne ha solo 2, quindi ora sarà Spizzichini a marcare Ravazzani o vediamo tra quanti minuti Nunzi rimanderà in campo Rosignoli. Intanto Rieti è sotto di 1 e Spizzichini a 2 tiri liberi. Parità 55-55, 5:43 da giocare prima della fine della gara. Spizzichini fa 2 su 2, in questa occasione fa 2 su 2, di nuovo sorpasso Rieti, ancora Alessandri a portare palla, non ci sono dubbi. Poi ottimo il passaggio di ritorno, ma sbaglia Alessandri, rimbalzo di Granato, Giampaoli, poi Stanic, Giampaoli prova da 3, realizza Andrea Giampaoli, fa scoppiare il palo Sojourner. Nono punto di Giampaoli. Nono punto di Giampaoli. Attenzione, c'è il fallo di Picchio Feliciangeli. C'è il fallo di Picchio Feliciangeli, terzo fallo. Esce Granato. Rientra Benedusi. Ora siamo 59-55 per Rieti. Siamo a metà dell'ultimo quarto. Ancora lunghissima. Ravazzani, marcato da Spizzichini. Si avvicina a canestro, sbaglia. Il rimbalzo di Spizzichini. Prezioso in difesa ora Spizzichini. Ora con calma bisogna gestire questa azione senza forzature. Giampaoli. Perché un canestro ora potrebbe mettere un po' di apprensione al Monte Granaro. Incredibile! Non ci posso! Che tripla, non ci credo! Mamma mia Giampaoli! Che si è inventato un tiro scordinato, marcato da distanza incredibile! Una tripla incredibile di Andrea Giampaoli, 12° punto! Due triple no, da i due direttori di gara sono in mezzo al campo e guardano gli spalti, chissà cosa penseranno, forse non l'hanno mai arbitrata una partita davanti a un pubblico. Al Paradozza, ma è Bologna. È Bologna, è P2 anche quella. Però è Bologna, ha giocato qui per anni quando eravamo in Serie A, ma lì ragioniamo alla pari. Ecco, come Montegranaro, non era questa. È venuta, mi pare che prese oltre un ventello. Vabbè, oggi è un'altra storia. Qui c'è da commentare. Quello non conta. Qui c'è da commentare metà quarto e ancora tutto da definire. Montegranaro viene avanti. Ora siamo 62-55. Andreani per Alessandri, marcato da Stanic, senza fallo. L'entrata di Alessandri che trova un canestro miracoloso. È rimasto in sospensione una vita. Sì, canestro in faccia, chiaramente sfruttando anche quel tipo di vantaggio di altezza su Stanic. Non ha voluto rischiare comunque il quarto fallo. Giampaoli. Ora bisogna giocare con calma, senza strafare. Ecco qua, sfondamento di Giampaoli. Calma, vanno gestite con più calma le situazioni, perché le due triple devono diventare preziose se poi si gestiscono. Primo fallo per Giampaoli, c'è il bonus ma non ci sono i tiri liberi. Sì, adesso sempre dietro, con la palla in mano avrebbe dovuto
certamente su più 5 avrebbe cercato, doveva allungare il più possibile. Mancano 4 minuti. E mettere pressione a Montegranaro, allungarlo il più possibile sul vantaggio. Eh sì, mancano 4 minuti, bisogna gestire tutto al limite dei 24 e poi fare canestro, non forzare così. Alessandri che caldo. Alessandri con calma, poi Andreani, poi Coviello, passi. Passi di Coviello, di nuovo palla in mano per Rieti, 57 Montegranaro, 62 Rieti, 3.39, ora il professore a portare palla, Stanic, lo slalom, incredibile, è il terzo slalom che gli fa in mezzo a due, fallo di Ravazzani questa volta e quarto fallo di squadra. Riceve Spizzichini ora, Alessandri pressa su Stanic, poi Stanic riesce a recuperare palla ma sono trascorsi i secondi. Stanic in entrata, scarica per Feliciangeli, prova il tiro da tre, sbaglia, la palla di Coviello. Andreani viene avanti, attenzione all'entrata, poi sta per perdere palla Gatti, la recupera Andreani, 3 minuti da giocare. Attenzione a Coviello da lontanissimo, sbaglia, rimbalzo di Giampaoli. 2.59, Rieti deve amministrare ora, Feliciangeli fino in fondo, due punti facili, eccoci, due punti facili di Picchio Feliciangeli con esperienza, 12° punto per lui, 64-57. Viene avanti Alessandri, prova a entrare ma c'è la difesa di Rieti, Ravazzani è solo, non tira da tre, Coviello perde palla, poi la recupera, 2 secondi allo scadere, grande difesa di Rieti, aveva segnato Alessandri, un'ovazione quando sono scaduti i 24 secondi, 144 secondi al termine di 42, 2.22, Rieti avanti di 7. Riceve Benedusi, ora Stanic deve gestire al limite dei 24. Gestire bene questa palla. Spizzichini è solo, prova da tre, sbaglia. Benedusi lotta al rimbalzo ma è di Ravazzani. 2 minuti, avanti Montegranaro. Ora Alessandri, Cirimbeni da tre, attenzione, sbaglia. Palla persa da Rieti, la recupera Montegranaro. Attenzione, Andreani da tre, sbaglia. Rimbalzo di Stanic. Fallo di Ravazzani. Calma, calma. Stanic fa lo slalom, va dove vuole, poi esce, poi a Spizzichini, poi fuori. Con calma, ancora 13 secondi. La palla ancora in mano al professor Stanic. 1 minuto e mezzo, 64-57. Benedusi in entrata, scarica, Spizzichini al tiro, rimbalzo di Gatti, ora ha paura di vincere Rieti. 1.21 al termine, più 7 Rieti. Alessandri, la palla è per Cirimbeni, Ravazzani marcato da Stanic, sbaglia, rimbalzo di Spizzichini, è andata nel pallone Montegranaro. Si sta sbagliando anche quello che normalmente non sbaglia. Fallo di Andreani, bravissimo Stanic. Che sta scaricando la responsabilità del pallone. 61 secondi al termine, Roberto, più 7. Però i momenti che contano è in campo Benedusi, è in campo Stanic, è in campo Feliciangeli. Punta su questi. C'è esperienza, certo. Punta su questi, certo. Esperienza in campo. Ultimo minuto, ancora con le cinture allacciate, perché sette punti non sono nulla. Sono nulla nel basket, 7 punti. Però 7 punti palla in mano quando si torna in campo. È meglio averceli che non averceli, 7 punti sicuro. Di vantaggio. Ancora una volta
aspettiamo qualche secondo a dirlo, però come analisi, comunque come finisca, mi sembra che ancora una volta Montegranaro in ultimo quarto cala un po' e perde energie perché ha i giocatori un po' più contati di Rieti. Sicuramente sì, però insomma ricordiamo al giocatore Ciribene, Alessandri, anche lo stesso Gatti. Berdini in tribuna, in certi momenti può essere importante il capitano per aiutare Alessandri, altrimenti è troppi minuti per Alessandri, alla fine non ce la fa. Attenzione! Fondamentale però, Nicola Stanic. No! Sbaglia il primo! Come già è successo in gara 1, sbaglia il primo. 1 su 2. No! Ora fa 0 su 2. Poi questo è un fallo a Feliciangeli sulle intenzioni, perché non lo ha toccato. Praticamente con lo stesso tempo che manca, perché 59. Sì, ma soprattutto non serviva il fallo. Grosso regalo. Non serviva il fallo. Gatti dalla lunetta. Sbaglia anche lui. Quanto pesa la palla? Pesa. È una palla medicinale quella che si usava quando si andava a scuola. Attenzione al tiro ora e l'eventuale rimbalzo, che però è di Andreani. C'è il fallo? Cos'è? Palla in mano a Rieti, ma non si capisce. Esce Ravazzani, rientra Micevic. Anche Ravazzani ha reso pochissimo in questo ultimo quarto. Ora Iannone è tornato in campo per Rieti, al posto di Giampaoli. Iannone tiene palla. Fallo netto di Andreani, che vuole bloccare il cronometro. Ci sarà quinto fallo di Andreani. Gara di posizione di avere quei giocatori, magari subendo fallo ti danno, in teoria, poi la palla è stata finita, però ti danno maggiore affidabilità poi dalla lunetta. Beh, ma Iannone porta molto bene la palla, non spreca, non forza, ora realizza anche il tiro libero che potrebbe essere decisivo, perché 8 punti cominciano a diventare 8 punti e 9 ci vogliono, 3 canestri da 3. Tre canestri da 3 deve fare Montegranaro. Andreani dovrebbe tirare subito, perché questa potrebbe essere un'azione importante dove difendere. Micevic. Non c'è il canestro, c'è il fallo. Quinto fallo di Feliciangeli, però prezioso stasera. Picchio Feliciangeli, non se ne va il tutto. Se ne va per 5 falli, non se ne va con 12 punti all'attivo. Tutti in piedi per Picchio Feliciangeli, che esce con 5 falli ma con tanta energia messa in campo, 12 punti per lui. Realizza Micevic nel frattempo, 10 punti anche per lui, 66 Rieti, 58 Montegranaro. Micevic sbaglia il secondo, poi Spizzichini, la palla in mano a Montegranaro, Coviello da 3, realizza, attenzione, un'azione che diventa da 4 punti, ancora gara aperta, 66 a 61, 31 secondi, Coviello micidiale, 14 punti per lui, ha preso questo rimbalzo lungo e ha tirato subito da 3 e ci sono solo 5 punti di distanza ora, ma uno non poteva aspettarsi 4 punti tutti insieme. Dicevi prezioso il quinto fallo di Feliciangeli, col senno del poi era meglio non fare fallo, concedere i 2 punti, riprendeva palla in mano Rieti, perché col senno del poi ne è venuta un'azione da 4 punti. È venuta un'azione da 4 punti, cosa che non ci voleva proprio. Ora fallo sistematico secondo me da parte di Steffè. Sì, immaginiamo sarà rimessa ancora su Iannone, immaginiamo ancora su Iannone piuttosto che su Stanic. Ma sì, perché comunque devono essere loro i giocatori che provano ad andare dalla lunetta nel caso in cui faccia il fallo sistematico, ma credo che non abbia molte scelte
con 31 secondi Steffè. Qui bisognerebbe essere bravi a fuggire subito e perdere secondi. Rimessa nella metà campo d'attacco per Rieti, soprattutto attenzione alla rimessa, attenzione. Bisognerà far trascorrere il tempo, questo è chiaramente l'intento di Rieti Montegranaro, però immaginiamo che andrà a farlo sistematico. Ora un cambio strano, Andreani va a marcare Iannone e Micevic va a marcare Stanic. Io credo che qui possa perdere la partita Steffè, è casuale, però rimane così, Micevic in marcatura su Stanic. Evidentemente tutti si aspettano lo scarico su Iannone. Più 5 Rieti, 32 secondi al termine. C'è Alessandri lì con 3 falli su. Ne ha da spendere almeno 2 Alessandri, perché Micevic ne ha invece 4. Non vorrei chiederglielo a Steffè in conferenza stampa questa scelta, ma ora il gioco non riprende. Che succederà? Ci sono problemi al tavolo? Probabilmente c'è ecco, c'era un secondo in più. Quasi un secondo, non meno. Quasi ai 32 riportavo. Iannone, fallo di Alessandri. Passa un solo secondo. Iannone, 2 tiri liberi. Quarto fallo di Alessandri. È lunghissima, sono 30 secondi che durano più di un quarto, probabilmente. Iannone realizza con grandissima freddezza, Armando Iannone. 67-61. Sbaglia. Recupera la palla Rosignoli, la palla è fuori ma è di Rieti. Questa è buona. È passato qualche secondo, 27 secondi e 48 centesimi, 5 Rieti ma palla in mano. E bisogna rimettere ancora su Iannone, marcato da Alessandri, il quale deve fare il quinto fallo per fermarlo. Cambio, Ciribeni. Ci va Ciribeni, chiaramente. Ciribeni. Si va a giocare il quarto fallo su Ciribeni, sicuramente. Ciribeni che ne ha solo 3. E allora io farei la rimessa su Stanic. Magari a sorpresa si potrebbe dare un servizio sotto canestro a sorpresa. Però la rimessa adesso deve essere assolutamente verso Stanic, perché ha su di lui Alessandri. Se commette fallo Alessandri, loro non hanno più il play. Cercano Stanic, è Stanic, fallo, no, fuori. Perde palla Rieti, incredibile. Perde palla Rieti, buona la difesa di Alessandri. Fallo senza che sia trascorso alla fine nemmeno un secondo. Incredibile, time out di Nunzi, è ancora più lunga di come pensavamo. Molto più lunga perché. Ma l'importante secondo me è una buona difesa di Rieti, far passare secondi ma evitare assolutamente il fallo, cosa che è accaduta in occasione del quinto fallo di Felice Angeli. Bisogna evitare assolutamente il fallo. Diciamo mantenere, evitare il tiro da 3, perché riporterebbe ad un solo possesso la partita. Concedere anche 2 punti potrebbe andar bene, perché rimarrebbe a 4 punti Montegranaro e a quel punto si sarebbe costretto ancora al fallo sistematico. 6 punti di differenza, 27 secondi da giocare e può succedere ancora di tutto. La rimessa è in zona d'attacco per Montegranaro, Coviello se ne incarica, cercherà sicuramente Alessandri. Sì, Alessandri prova il tiro da 2. Lo sbaglia, rimbalzo di Rosignoli e fallo di Gatti. 22 secondi da giocare. Doveva scaricare subito Rosignoli. Fallo di Gatti, terzo per lui. In gara 1 Rosignoli era stato molto preciso. 6 su 6, questa sera 0 su 2. Di nuovo
lo stillicidio dei tiri liberi e l'intervento di fallo sistematico. Un canestro sarebbe già importantissimo. Lo realizzano, signori. Lo realizzano. Lo realizza Rossignoli, poi 22 secondi per giocare, 68 Rieti, 61 Montegranaro, 1 su 2, rimbalzo di Gatti, passano i secondi, ora Rieti non deve commettere fallo, Alessandri in entrata, lo lasciano andare, realizza, la rimessa è verso Stanic, fallo di Cirimbeni su Stanic, quarto fallo anche per Cirimbeni, e 13 secondi da giocare, 5 punti di differenza. Ancora due tiri liberi per Rieti. Qui non è sempre stato precisissimo Nicola Stanic dalla lunetta. Ancora sbaglia il primo. Quanti ne ha sbagliati in queste due gare? 2 su 5 per Stanic. Un giocatore che non ne sbaglia quasi mai. Ne ha ancora uno però che può diventare importante. Sì, realizza e c'è un altro time out. 69-63. No, c'è solo cambio, esce Stanic ed entra Giampaoli. Alessandri, 13 secondi per recuperare i 6 punti Montegranaro. Ruba palla però ora, Giampaoli, bravissimo, non commette fallo. Ora Micevic, quinto fallo. Ma mancano 5 secondi e tiri liberi per Giampaoli. Giampaoli sbaglia il primo però, attenzione, 12 punti già per lui, ancora Giampaoli, questa volta realizza, 13° punto, miglior realizzatore di Rieti, Coviello prova il tiro, la stoppata addirittura di Benedusi, poi realizza Cirimbeni e qui finisce 70 a 63, gara 2 di Rieti, così come gara 2 si va sul 2-0 venerdì sera al Pala Bombonera di Montegranaro, sul 2-0 per Rieti, e deve fare il massimo Montegranaro per fermare questa Rieti, anche se la NPC giocherà fuori casa, Montegranaro questa volta avrà il pubblico dalla parte sua, però questa gara era importantissima, preziosa, tesa e tirata per gran parte dell'incontro, più 7 Rieti, così come era stato, no, più 5 in gara 1, più 7 in gara 2, riepilogo. Che assegna a Rieti una vittoria preziosissima. Eh sì, vedete, sfilano per tutto il Pala Sojourner i giocatori fin sotto la curva, è un tripudio, sembra davvero il pubblico dei bei tempi. Ma stai Roberto, gli piace vivere, importante per Rieti averla vinta, importante per te.
chiaramente non si sa se si tornerà a Rieti per questa serie, eventualmente sarà mercoledì prossimo, ma se si dovesse tornare a Rieti il palazzo sarà ancora più pieno di stasera. Dal Palace Sojourner è tutto, 70-63 per Rieti su Montegranaro, venerdì sera Rieti giocherà in terra marchigiana. Grazie e buonasera.